voler cambiare il colore di una forma che abbiamo inserito. Cominciamo con l'inserire un livello di sfondo e gli diamo un colore decente. Questo per riempire. A questo punto creiamo una forma, deselezioniamo tutto e creiamo una forma qualsiasi. E all'interno di livello forma abbiamo le opzioni del riempimento. Attiviamo l'orologio sul riempimento e cominciamo col dargli un colore. Possiamo andare a un secondo e dargliene un altro. E possiamo andare a 2 secondi e dargliene un altro ancora. A questo punto premo N, così riduco l'area di lavoro e lavoriamo solo su questi 3 keyframe. Vediamo che il colore cambia. Nel momento in cui abbiamo attivato lo stopwatch per il colore, abbiamo una freccia che ci permette di vedere come il colore cambia durante la nostra animazione. È possibile farlo anche per il tratto. Io attivo un tratto, facciamo un po' più grande così almeno lo vediamo. Qui abbiamo traccia e allo stesso modo è possibile dirgli che qui deve avere un colore, qui deve averne un altro e qui deve averne un altro ancora. Se andiamo a vedere la nostra animazione, è sempre fluida allo stesso modo. Se invece volessimo avere un passaggio netto tra un colore e l'altro, non facciamo altro che selezionare i keyframe e andiamo a attivare il blocco fotogramma chiave. In questo modo vediamo che nel momento in cui si arriva al fotogramma successivo il colore cambia immediatamente, senza gradiente. In questo modo.